Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, già mi scuso per il mio aspetto pietoso, veramente. Però volevo fare questo vlog non tanto perché chissà quello che devo fare oggi, però c'era una cosa che mi piaceva, insomma, registrare per farvela vedere, insomma, come faccio io di solito per fare queste cose, che anche se in realtà l'ho solo fatta al pony del mio ragazzo Rocco. Però vabbè, lo voglio fare anche a Bull, quindi oggi lo faremo insieme. E adesso sto andando in farmacia perché Sally è un po' peggiorata e zoppica parecchio. E quindi gli devo dare un antidolorifico e devo rifare una cremina per il ginocchio. Quella che gli mettevo nei scorsi video è finita e quindi la dobbiamo rifare, in modo che gli diminuisce un po' il dolore, per quanto possibile, insomma. E niente, quindi adesso vado perché l'ho dovuta ordinare che non ce l'avevano e la vado a ritirare e poi vado su dai cavalli. Siamo arrivati! Salve, wow che posa Sally! Veramente sexy, complimenti! Ciao amore, fai vedere a tutti quanto ti sei fatto carino, vieni qua! Bull! Bravo, bello, bello, sì, proprio bellissimo lui. Allora, è leggermente freddino. Io mi sono messa soltanto sta felpa perché da noi era più caldo. In realtà ho fatto benissimo. E comunque, adesso la veterinaria ci ha detto che se il Jay si può ingrassare un pochino di più, un poco alla volta si può ingrassare, vero amore? Sì, possiamo diventare delle grassone. No, non proprio grasse, però sicuramente meglio di così. E lui è il mio puzzai. Bello di mamma. Comunque l'ha usato e strausato, cioè guardate, è veramente sporchissimo e di qua ci si è grattato il sedere. Quindi proprio... Allora, adesso portiamo Sally un po' al pascoletto perché ormai abbiamo preso questa bella abitudine che la portiamo a mangiare l'erba. E quindi adesso la portiamo un po' là. La portavamo uguale, eh? La portavamo uguale. Sì, però adesso molto più spesso di prima. No, sul pascoletto adesso, prima veniva portata uguale a mangiare. Però a mano. Non sul pascoletto. Andiamo! Vedete come zoppica? Tanto, tanto. E quindi abbiamo preso le cose necessarie, insomma, per farla stare un pochino meglio. Comunque si è data da far stanotte, devo dire. Sei bella che rotolata. Ciao Marilyn! Ma ciao! Ma ciao! Allora adesso prendo Bullo che lo porto al lavaggio per fare quella cosa bellissima. Speriamo che viene bene perché sennò mi uccido. E poi gli devo mettere anche questo perché praticamente c'ha un piede che è un po' marcio. Però adesso è molto migliorato perché ci mettevo il mercurio cromo. Però e anche quello là della Decathlon che serve per il fettone. Però dato che mo è tanto che sto fa sdiverti e continua comunque a avercelo un pochino morbido, non proprio perfetto, ho deciso di prendere questo in modo che speriamo che funzioni, dato che tutti lo usano. No, allora, dato che praticamente ho portato a casa le spazzole per lavarle e non le ho riportate su perché mi sono sempre scordata questi 2 giorni, posso usare soltanto questo per pulire. Fortuna che questa è la coperta e non è zozzo, c'ha solo un po' di pelo, però riesco insomma a fare anche con questo, però certo. Mi devo ricordare, promemoria per Giulia. Allora, adesso iniziamo. Allora, prima la distico. La spazzolo un po' con questo. In modo che venga bella pulita. Allora, distichiamo bene.
Non lo può dire sul video, ma si sta incazzando come una bestia. No, Giulia si sta incazzando come una bestia, mica Bull. Non mi stavo. Dico, è strano. Certo, si accorcerà un pochino. Però vabbè. Allora, io di solito, cioè almeno sul Rocco, ho preso tutti questi, arrivando, diciamo, una lunghezza che più o meno mi andava bene. Mettiamo qui più o meno. Aspetta, oh! È bellissima! Stupenda! Vero? Ballo di... Cioè, ditemi quanto è figo con questa bellissima... Brutto. Va bene, adesso gli mettiamo, gli puliamo i piedi e poi facciamo mangiare un po' di erba, insomma, e poi basta. Allora, ormai mi ha presa voglia, quindi faccio anche a lei. Aspetta però. Ah no, ho preso la citronella. Infatti mi sembrava che spruzzava troppo stranamente. Lei è un po' matta, quindi è meglio non mettersi dietro. Già è vecchia, in più... È quello che fa il video, gli dice di non mettersi dietro. Vabbè, tu sei abbastanza lontano. A parte che anche così mi colpi le buone. Oh, e poi gli lascio tutti i giorni, ma tra un po' sicuramente inizierà a farci. Inizia a sbattere la frutta e si rintreccia come un diavolo. Ok. Ok. Signorina, mi sono persa l'elastico. Allora, come bulla prendiamo tutta, tiriamo giù 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 tipo fino a qui, anche un po' più giù. Ok, ok. Poi prendiamo le forbici, tiriamo e tagliamo. Bellissimo anche lei! Stupenda! Sally, adesso ti invidieranno tutti sicuramente. Sarà l'invidia del mondo. Allora, adesso vado a fare il pastone. Che hai fatto? Non ti ha considerato? E vado a fare il pastone e a Sally ci devo mettere due bustine di queste per i primi 2 giorni e poi una per 18 giorni. E quindi niente, adesso facciamo le dosi e andiamo. Opera.
sì. Ma sporco tutto però. Ok. Bullo ogni volta se fa. Ok. Ma che te recchi? Al sudore può essere. Bravo! Stasera vabbè. Ok. Leccare, mi fa una bestia. Mi sta a leccare, mi sta a fare una bestia. Ok. Allora, niente, adesso sto tornando a casa che abbiamo appena... Cioè stiamo andando via insomma dal maneggio. E niente, io ho fatto tutto quello che dovevo fare. E ditemi se vi piacciono così le code. E a me piacciono tantissimo, veramente non vedevo l'ora di farlo. E niente, vi aspetto al prossimo video, ciao!